Parliamo in questo contesto del Cerio dei Fruttivendoli e siamo qui con il signor Mirabella, che è portatore di questo cerio. Appunto, diamo qualche cenno di storia di quello che è il Cerio dei Fruttivendoli. Il Cerio dei Fruttivendoli è stato costruito ai fini del Settecento e inizi dell'Ottocento. E da allora, dagli inizi dell'Ottocento comunque, dai fondi che abbiamo noi storici. Ma da quanti portatori è portato e all'incirca quanto pesa? È portato da 8 portatori e pesa sui 680 kg. Noi poi andiamo a chiedere sempre in giro ai portatori il perché si diviene portatori. Molti ci dicono fede, altri ci dicono per l'ascito di famiglia. Lei perché è diventato portatore? Nel mio caso me l'ha trasmessa questa passione mio padre. Poi abbiniamo a passione anche fede, perché siamo devoti a Sant'Agata. Quindi abbiniamo fede e passione. Ma comunque a me come famiglia ci è stata tramandata da mio padre. Sì, lei dice noi anche perché lei ha altri due figli che sono portatori, giusto? Di quali ceri? Uno nel Cerio Macellaio e uno nel Cerio Circolo di Sant'Agata. Noi tra l'altro abbiamo avuto la fortuna di intervistarli i suoi figli, ma che emozioni riesce a trasmettergli questa festa, la festa di Sant'Agata? Sono emozioni che si può capire chi veramente crede a questa festa. Noi viviamo 365 giorni l'anno semplicemente per questa festa. Non abbiamo altri obiettivi, noi in famiglia si parla, si programma, si progetta tutto l'anno per questa festa, perché proprio è una passione che abbiamo dentro. È inspiegabile per chi non lo può, chi la vede di fuori, sì, è bello, però la passione è una cosa che non la puoi descrivere, è una cosa che hai dentro tu proprio. E poi nello specifico, le difficoltà che ci sono nel portare il Cerio dei Fruttivendoli? Le difficoltà, come ogni cerio, sono uguali, poi chi più chi meno. Noi abbiamo la fortuna che siamo una ciurma, diciamo, di persone tutte buone, quindi ci viene più facile riuscire a raggiungere degli obiettivi, che è quello di compiere la festa nel migliore dei modi. Però quando c'è qualche ciurma che ha qualche difficoltà, qualche persona che magari sta poco bene, là è importante la cosa, è difficile, perché bisogna portare del peso. Una cosa che porta il peso è che c'è un'armonia e quindi l'affronti diversamente la festa. Qual è la sua mansione all'interno di questa ciurma? La mia mansione, io sono, in siciliano si dice curia d'arere, io ho il ruolo di capire i comandi della curia davanti, spingere, praticamente sono il motore, come si suol dire, sono il motore della candelora. E poi c'è un tratto difficoltoso durante la festa di Sant'Agata? C'è qualche punto dove vi affaticate di più? Il punto, secondo me, quello che abbiamo tutti difficoltà in assoluto è il giorno 4, perché è una giornata proibitiva, perché non è un giorno realmente. Noi partiamo dalle 5 di mattina e ci ritiriamo l'indomani mattina alle 5 con un peso sulle spalle, e sono degli sforzi sovrumani che solo chi ha passione e fede può ottenere determinate cose, perché sennò non si ci può riuscire.